a parlare. Lui è diventato stramuzzato agli occhi. Vedi? Per la nonna? Ho diviso in tre? Grazie, sì. Sono belle fettone, nonna. Vediamo se riesco a mangiare. Non è mouse. Alessandra. Per lo zio? Poi noi mangiamo il formaggio. Carolina, se tu vuoi l'insalata. Ma te ne sei tenuta. Guarda quanta. Questo è più grosso. Buon appetito. Come si dice, l'erba del vicino è sempre più verde. Buon appetito. Ovvio, se non sia troppo caldo per te. Questo pomeriggio ho pensato di venire a trovare mia nonna e mio zio, in realtà è mio prozio, il fratello di mia nonna, e ho pensato di venire di pomeriggio perché da un po' di tempo avevo il desiderio di fermarmi a dormire qui da loro, sia per fare le cose con un po' più calma, un po' più di tranquillità, ma anche perché a mio avviso l'atmosfera serale in famiglia è sempre un'atmosfera molto bella e avevo voglia di riviverla con loro. E ho pensato di farlo oggi perché per motivi di lavori in ferrovia hanno bloccato un tratto, un pezzetto del percorso che devo fare io, e quindi adesso il viaggio è suddiviso in due parti, prima in pullman e poi in treno. Questo ha allungato tantissimo i tempi del viaggio e quindi non sarei riuscita assolutamente a fare tutto in mezza giornata come faccio di solito, quindi ho pensato che fosse arrivato il momento buono per fermarmi qua di sera. Ho portato loro un po' di marmellate, le castagne, perché questa mattina Luca ha raccolto tantissime castagne, ho trovato una zona veramente ottima dove erano anche belle grosse, quindi ne ho portate un bel sacchetto a loro. Appena l'hanno vista ho detto dobbiamo farle subito, mi sono messa, come avete visto, ai fornelli a farle, le hanno apprezzate tantissimo. Poi abbiamo guardato i giochi su Rai 1, loro ne vanno pazzi, Reazione a catena e poi I soliti ignoti. Devo dire che un tempo li guardavo anch'io molto di più, adesso no, ho perso il giro, ho perso l'abitudine, ma stasera li ho riguardati insieme a loro molto volentieri. Poi ci sfidiamo, cerchiamo di indovinare, e stasera abbiamo indovinato anche Il parente misterioso, quindi eravamo tutti quanti molto soddisfatti. Adesso loro sono andati a letto, anch'io tra poco dormo, penso che leggerò un pochino, ma prima cosa sposto il lettino un po' lontano dalla parete, perché a me non piace dormire attaccata al muro e preferisco che ci sia una certa distanza. Questo perché tantissimi anni fa, mentre dormivo, non so come sia successo, ma è successo, ho sbattuto con molta violenza la faccia contro il muro, non so se io stessi sognando oppure spostandomi, non ne ho idea. E sono rimasta un po', mi ricordo, traumatizzata, no, un verbo troppo forte. Comunque, come posso dirvi, l'episodio mi ha colpita, ecco, in tutti i sensi, e da quella volta non ho più voluto dormire attaccata alla parete, quindi adesso sposto un po' questo lettino e poi leggo un po' e poi andando. Sono appena arrivata a casa e devo dire che mi sento una scolaretta che ritorna a casa. Fatti i compiti? La scuola, tutti fatti. Tu hai preso qualche nota? No, per favore. Ma è vero, lei non l'ha mai presa le note. Ma basta con questa storia, è vero, non ho mai preso note. Tu? Ma non è vero, ho esagerato. In mia assenza Luca è andato avanti con un po' di lavori, come ad esempio il telo ombreggiante qui dalle sorelle Belle. L'ha messo per tutto quanto il perimetro della recinzione. Sì, per il momento ho messo l'altezza un metro. E beh, già comunque fa una bella differenza. Sì. Come qui abbiamo Annabelle, che come Isabel ha fatto la muta. Cioè, non so se si può dire che le capre fanno la muta. Comunque ha messo il pelo
invernale. Guarda dove sta crescendo e l'erba. E si sente. Ah, e lei l'ha subito trovata. In questo pertugetto. Ciao. Cresce lì e non dove deve crescere. Comunque, che bel pelo morbido che hai messo. Anche Isabel. E poi, dietro la stalla, ha costruito questa bellissima mangiatoia. Che fino a ieri era bella piena. Oggi hanno fatto un po' cadere anche. Sì, ma credo che sia inevitabile. Penso di sì, sai. Sinceramente. Arriva anche Isabel. Stasera cena, ho voglia di qualcosa di caldo e avvolgente, quindi ho pensato di preparare una bella vellutata di zucca. La sto pulendo proprio in questo momento e voglio approfittare di questa operazione per raccontarvi come si è svolta la mia giornata. Allora, questa mattina purtroppo non sono riuscita a filmare niente con mia nonna e avremmo voluto entrambe filmare qualcosa, ma purtroppo il tempo è veramente volato e abbiamo avuto un dolcissimo risveglio con i cornetti caldi appena sfornati e poi ci siamo messi a fare delle cose, a parlare di altro ed è arrivato subito il momento della mia partenza, anche perché non sono partita proprio allora che desideravo io, perché come vi ho detto ora il viaggio per me è molto molto più lungo, visto che un pezzo va fatto in pullman e il pullman fa ovviamente la strada normale per poter fare tutte le fermate, per cui i tempi si allungano veramente tanto, però è anche un bel viaggio perché ho visto dei paesaggi stupendi e unica pecca, ecco, è che io, come vi dicevo, purtroppo patisco molto i mezzi e il pullman lo patisco abbastanza. All'andata ho provato a leggere, sapevo che non ce l'avrei fatta, ma comunque ho voluto tentare perché non prendevo quel tipo di pullman da un bel po' di tempo, ho detto magari mi è passata, invece no, e la mia salvezza è stato un audiolibro. Infatti, se avete visto nella ripresa che ho fatto in pullman oggi, una piccolissima ripresa, perché comunque c'era un po' di gente, avevo le cuffie. Ho ascoltato un audiolibro ininterrottamente sia all'andata che al ritorno, perché poi anche in treno non mi sono messa a leggere, ero talmente immersa nella storia che ho continuato. Mi manca pochissimo per finirla, sto ascoltando sempre quello di Michel Michel Bussy, di cui vi ho già un po' parlato un po' di tempo fa. Allora, questo audiolibro avevo iniziato ad ascoltarlo parecchio tempo fa, poi l'avevo messo in pausa perché è veramente molto lungo, l'avevo messo in pausa perché volevo ascoltare un'altra cosa, ora non mi ricordo cosa, però era una cosa breve, quindi l'avevo messo un attimo in stand by, l'ho ripreso oggi col viaggio e bellissimo. Mi manca davvero poco per finirlo, quindi penso che in questi giorni lo terminerò. E davvero bello, bello avvincente come tutti quelli di Michel Bussy. E il titolo è La mia memoria. E l'ho ascoltato per praticamente 5 ore di fila. La mia memoria si conferma essere sempre proprio affidabile. Nulla ti cancella. Molto bello. E poi al ritorno ero un po' stanchina e quindi ho proposto a Luca di fermarci a mangiare dal giapponese, perché eravamo proprio di strada, non ci andavamo da un po', ho detto ma sì, perché sono arrivata poi tardi, è arrivato anche un po' in ritardo il pullman e sono arrivata che era 1:30 più o meno, quindi era già tardino, ero anche un po' stanca, ho detto approfittiamone e nulla, poi sono arrivata a casa e ho fatto un po' di cose che dovevo fare, solito tran tran, nulla di particolare, mi sono anche riposata un pochino e questo è quanto. Adesso continuo a pulire la zucca, poi vi faccio vedere come preparo la vellutata, ma è davvero semplicissima. Io vado a mettere oggi una cipollina, guardate com'è piccola, questa cipollina qua piccolissima,
Nelle vellutate, però, devo dire che io amo tantissimo il porro, ma non ce l'ho in casa, quindi va bene la cipolla. E poi vado di sotto in garage dove abbiamo le patate e vado a prendere, prenderò due o tre patate. Di solito io ne metto una bella grossa, ma quelle belle grosse le ho finite, mi sono rimaste quelle più piccoline, quindi ne prenderò due o tre, base alla dimensione. Taglio tutto grossolanamente, faccio rosolare, aggiungo gli odori, io li leggo, dopo vi faccio vedere, in modo poi da poterli togliere, così la zucca rimane bella gustosa. A me piace tantissimo come profumo abbinare alla zucca il timo, trovo che ci stia benissimo, poi ne metto di più, ma il timo mi piace veramente molto. Comunque, dicevo, faccio rosolare tutto, poi faccio cuocere lentamente con un pochino di acqua o di brodo, quello qua a disposizione. Questa sera acqua, perché brodo non ne ho. E poi si frulla tutto e la vellutata è pronta. Perché quello va solo su? Sti piedini, ma io me li mangio sti piedini. Beppe, piccolo delinquente. Ciao Ares. Guarda, nel dipinto c'è un suo simile. Da quanto siete delinquenti. Ciao. Sono riuscita a farvi salutare solo un momento, Zeus e Ares, perché hanno sempre un'energia incredibile e se vogliono giocare non c'è nulla da fare, nessuno li può fermare. Niente, siamo arrivati alla fine anche di questo video, un bacio grandissimo, al prossimo video.